Inizio di match equilibrato, poi la ricezione di Siena comincia ad essere problematica e allora i padroni di casa ne approfittano per allungare il passo. Il vantaggio assume proporzioni importanti quando la difesa veneta disinnesca ogni tentativo di rimonta ospite. A quel punto Portoviro va diritto verso il traguardo, 25-20. La reazione senese è immediata, trascinata da uno strepitoso Krawczuk. L'opposto brasiliano mette a segno 7 punti e 2 ace. La squadra di Gianluca Graziosi si scrolla di dosso la pressione degli avversari e si mette a correre fino al 17-25 finale. Un colpo pazzesco per Portoviro che regge il confronto fino a metà set, poi viene staccato dai toscani che continuano a martellare con precisione, ancora con il suo opposto che questa volta trova degli ottimi alleati nei suoi compagni più ispirati, 22-25. Lema Villa si intravede la possibilità di chiudere il match, di volare in finale e prova a forzare i tempi, guadagna anche un vantaggio significativo, ma sulla sua strada c'è un incontenibile Pedro Henrique. Lo schiacciatore brasiliano trascina la squadra di casa con un break di 6-0 che di fatto mette in equilibrio il set. Un set che Portoviro vince sul 28-26 grazie ad un doppio ace annullando prima un match point di Siena. Siena che è in ginocchio, tanto che il tie break si trasforma quasi in un monologo dei veneti, 15-8. E mercoledì sera al Palaestra, terzo e decisivo match. Chi vince va in finale a giocarsi la promozione in Superlega. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. È chiaro che ci sono anche poi gli avversari, no? Quindi secondo me l'unico magari il tie break dove c'è stato un po', cioè siamo calati un pelo, è il primo set, però sicuramente ha influito anche un po' il contraccolpo di quel quarto set e loro erano comunque molto galvanizzati.